Ciao ragazzi, bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi tratteremo un argomento molto in voga in questo periodo, il Truthareal. Parliamo appunto di cosa è questo Truthareal, che se ne sente parlare ovunque. Non è altro che una sorta di spinning extra light, ovvero tanti laghetti in questi tempi si stanno avvicinando a questa disciplina, ovvero buttano trotelle di piccole dimensioni e incentivano il catch and release. Per pescare queste trote è nata in Giappone questa disciplina, il Truthareal, e in questi ultimi anni si sta diffondendo anche appunto nel nostro paese. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di pescare trote con attrezzature veramente, veramente, veramente light. Le canne che vengono usate nel Truthareal sono canne da spinning estremamente leggere, ovvero canne che hanno un libraggio di 4-5 libbre, massimo, un casting da 0 a 4 grammi, 5 grammi in casi eccezionali, e una lunghezza solitamente che non supera i 7 piedi. A queste canne abbiniamo dei mulinelli, anche questi di piccole dimensioni, per avere un attrezzo completamente bilanciato. Un 1000, un 2000 massimo faranno al caso nostro. Su questi mulinelli monteremo poi dei nylon o delle trecce. Nylon che solitamente non salgono sopra lo 0,14, 0,16 in determinati casi. O microtrecce che non superano il 6-8 libbre. Diciamo uno 0,2-0,4 massimo come treccia è più che sufficiente. Queste dimensioni sono dovute alla necessità di riuscire a lanciare artificiali, come vedremo in seguito, molto leggeri. Parlando di esche, diciamo che nel Truthareal sono ammesse solamente esche dure, ovvero spoon, crankbite e jerkbite, tutti rigorosamente muniti di amo senza ardiglione, mi raccomando. Questo perché? Perché un amo senza ardiglione facilita appunto il rilascio del pesce stesso, che è una delle nozioni base appunto di questa tecnica di pesca. Una volta allamato il pesce, sarà nostra premura causare il meno danno possibile. Oltre all'amo appunto che usiamo già senza ardiglione, i pesci vengono salpati o con un guadino con una rete in gomma, oppure nemmeno toccati e slamati tramite un accessorio, un releaser, che permette in poche parole di slamare il pesce senza toccarlo e mantenendolo in acqua. Ma vediamo adesso di parlare dell'attrezzatura che io uso, la mia attrezzatura, che non è niente di eccesso, ma che permette comunque di pescare in tranquillità anche pesci di buone dimensioni. Eccoci, la canna che utilizzo io è questa, una Gunky Rainbow. La sua sigla è S200L, è una canna da 6 piedi e 6 con casting di 1-4 grammi. Estremamente sensibile, ci permette di vedere le abboccate anche più, diciamo, delicate sui nostri spoon. Come mulinello su tale canna ho abbinato questo mulinellino di Daiwa, un Procaster 2000, sulla quale sto per aggiungere una treccia perché quella che avevo sotto era sciupata. In questo caso proveremo la nuova Sunline. Vi lascio poi tutti i link in descrizione a fine video. Un 2000 è più che sovradimensionato per questo genere di pesca, però riesco comunque a bilanciare bene la canna. Uso una treccia da 8 libbre abbinata ad un finale dello 0,16. Questo perché potrei anche scendere come diametri, solamente che frequento cave che non sono proprio, diciamo, per il Truthareal puro. All'interno di queste cave vi sono anche trote di generose dimensioni e quindi preferisco avere una riserva in più di potenza. Invece che utilizzo non sono nient'altro che semplici
spoon. Questi non sono altro che micro ondulanti. Io solitamente utilizzo marca Gunki o Shimano, però ho provato ad acquistare anche spoon, diciamo, cinesi su AliExpress, per intenderci, e devo dire che comunque non si comportano male. L'importante, come vedete, è, non so se si riesce a vedere, l'amo senza ardiglione. Nel caso non ne fosse provvisto, si possono tranquillamente comprare e sostituirli. Questi verranno uniti alla lenza madre, diciamo, tramite dei snap, dei piccoli moschettoncini. Io personalmente uso questi di Decoy. Anche questi vi lascerò un link in descrizione. Li uso da misura zero perché comunque pescando in inverno prevalentemente le trote, mi trovo in determinate giornate ad avere un freddo cane, anche sotto zero in certe occasioni. E quindi avere uno snap, diciamo, ancora più piccolo, un pochino è difficile da utilizzare. Quindi preferisco avere un moschettone leggermente più grande per agevolare, diciamo, l'utilizzo. Oltre a queste esche sono diciamo utilizzati i crank. Questi micro pescetti tendono ad andare più sul fondo e comunque sono un'ottima alternativa alle esche spoon. Io personalmente me li produco, me li faccio per conto mio, perché ritengo che ci sia più soddisfazione nel pescare con un pesciolino tipo questo che ho fatto io e che mi ha regalato veramente tante emozioni. Idem questo è un vecchio spoon che creavo io, ne ho fatti una marea e la gente che li ha provati è rimasta sempre contenta. Parlando di esche, il mercato ne offre tantissime, ma proprio tante, di varie grammature, di infiniti colori. Io vi consiglio di non spendere troppi soldi su queste esche, ovvero per cominciare, se volete cominciare quando avete 10 spoon, secondo me siete più che a posto. Cosa hanno di particolare questi spoon? Vi sono di diverse forme e di diverse grammature. Solitamente si va dallo 0,2 grammi a un 3 grammi e mezzo, 4, 5 a volte se si pesca in acque particolarmente profonde. Sono da consigliare, secondo me, i vari colori. Abbiamo colori opachi, colori lucidi, colori bicolore, diciamo, colori maculati, comunque sia vari colori. Il mio consiglio è di prendere qualche artificiale con colori sgargianti per le partenze o per comunque quando il pesce è abbastanza in frenesia, o colori naturali da utilizzare quando il pesce comincia a diventare più apatico. Ci sono anche altri tipi di artificiali, i bottom, ma quella è un'altra disciplina, non sono in grado di spiegarvela perché non l'ho mai praticata e non mi sento di dare consigli su una cosa di cui non conosco realmente come vanno le cose, ecco, diciamo. Okay, abbiamo finalmente catturato il nostro pesce, sta arrivando vicino a noi, non resta altro che issarlo. Per questo si usano guadini con rete in gomma, appunto, per evitare di danneggiare le mucose del pesce, oppure del releaser, ve l'ho parlato prima. Questi non sono altro che ferri, diciamo, dei ferretti, questi me li sono autocostruiti per comodità. Dopo varie prove sono arrivato a questi qua, che sono quelli, diciamo, definitivi. Tornano bene. Questo è abbastanza lungo anche e permette un facile utilizzo, con i quali si prende praticamente la curva dell'amo e la si leva dalla bocca del pesce. Detto questo, questi qua, questo è fatto io, questo un po' più lungo, sempre fatto io, e alla fine me ne sono fatto anche uno telescopico,
che forse è il più comodo di tutti. Per riporre tutta la nostra attrezzatura, siccome il trotare è una pesca abbastanza dinamica, abbiamo bisogno di spostarci più volte. Quindi avere un accessorio che ci permette di tenere tutto in ordine e di spostarlo facilmente è essenziale. Io utilizzo questa cassetta, la Meo Versus. Ce ne sono di due tipi, poi vi lascio il link anche di questa in descrizione. Una più piccola, che è questa, e una più grande. Per questi modelli vi sono anche degli appositi portacanna che si inseriscono qua. Ne vanno due per ogni lato, due o tre ci stanno, però visto il loro costo io ho preferito farmeli da solo. Tubo di gomma, l'ho foderato con un po' di carbonio finto e l'effetto è veramente gradevole anche alla vista. Come viene sfruttata questa cassetta? Praticamente si apre, abbiamo il manico che si rigira e ci crea un tavolinetto su cui possiamo appoggiare anche le nostre attrezzature. Io inserisco solitamente una plano, il nostro release di cui vi ho parlato prima, che in pesca viene inserito nel tubo durante il trasporto invece viene inserito all'interno. È presente questo vano abbastanza grande. Ora vienono anche dei divisori, io per comodità mia li ho levati. Comunque si chiude e si apre un altro vano pure sopra, in cui possiamo inserire tranquillamente i nostri spoon, del trecciato, qualche busta per i nostri accessori, la bobina per i terminali. Io personalmente utilizzo anche questi, che sono praticamente degli scaldamani, perché come vi ho detto questi non mi mancano mai, perché pescando anche in inverno fa sempre comodo tenersi le mani calde, specialmente quando dobbiamo sostituire le esche. Bene ragazzi, il video è finito, spero vi sia stato utile, spero di avervi dato dei consigli utili più che altro, perché spesso personalmente, parlo per esperienza personale, si buttano via tanti soldi quando si parla di spinning, e quindi se riesco a fare risparmiare qualcuno e a insegnare magari i miei errori ad altri affinché non li facciano, mi fa solo che piacere. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, condividetelo se lo volete condividere e ci vediamo presto. Ciao! Bene ragazzi, seguitemi su tutti i social, perché ogni mercoledì alle 18 c'è un nuovo video e sotto in descrizione tutti i link delle attrezzature usate. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e vi lascio con due nuovi video. Ciao!